La bicicletta di Einstein ha le ruote di raggio 35 centimetri. Quando Einstein percorre 100 metri, quanto è lungo il percorso descritto dal coperchietto della valva della ruota? La valvola è lunga 5 centimetri. Supponiamo il coperchietto puntiforme, ma sì. No, complichiamoci tutto nella vita. Provate a risolverlo, non è facile, però è interessante. Chiaramente bisogna avere una formazione scientifica. Altrimenti non si può risolvere il problema. Vediamo la soluzione. Scorriamo lentamente la soluzione, vediamo che alla fine c'è un integrale ellittico. Che si può risolvere con delle strategie. Comunque, per gli appassionati, la lunghezza alla fine sarà 110,85 metri. Non abbiamo citato la cicloide, però questa sarebbe la lunghezza, diciamo, si può calcolare come la lunghezza di una cicloide.